molto felice di essere in una biblioteca. Lo dico sempre, noi abbiamo 13 biblioteche, le definisco sempre infrastrutture di democrazia, infrastrutture di cittadinanza attiva, infrastrutture di cittadinanza democratica, insieme alle scuole, alle nostre scuole. Sono preziosissime le nostre biblioteche. Io ho un sogno, vorrei che fossero aperte sempre, H24, anche la domenica, perché devono diventare quello che sono in molte altre città, anche europee, no? Luoghi di incontro, luoghi di conoscenza. Ecco, allora io non lo so quale sia la risposta, o comunque almeno penso di saperla, ma vorrei condividerla con voi. Come si combatte quella cultura che dicevamo prima? Credo ci sia un unico grande strumento, è quello della conoscenza. Perché la conoscenza crea coscienza, crea consapevolezza. Io vado via da qua con una consapevolezza maggiore. Quanto sia importante l'uso della parola, il linguaggio, bellissima questa definizione di linguaggio in atto pubblico, lo userò. Ma sicuramente in questi anni ho capito quanto sia importante l'uso della parola. Il tema è urgente. Parliamo di Costituzione, parliamo di Assemblea Costituente. È un participio presente. È in continuazione l'Assemblea Costituente. Quelle 5 donne sui 75, quella frazione che fece l'intero, perché grazie a loro abbiamo un articolo 3 che specifica quella senza distinzione di sesso, grazie alla Merlin. La Repubblica rimuove gli ostacoli che di fatto, grazie a Teresa Mattei, ci fu un dibattito in assemblea molto forte tra Nilde Iotti e gli esponenti della DC sul ruolo della donna nella famiglia. E lei disse: finché le donne non si liberano economicamente non ci sarà parità all'interno del rapporto di coniugio. Quindi quelle 5 meravigliose, quelle fantastiche 5, che poi nell'Assemblea Costituente in realtà erano 21 donne, la commissione del 75 ne aveva 5, hanno creato, pur essendo frazione, l'intero della Costituzione e hanno consentito che la Costituzione parlasse e prendesse atto, perché è una carta costituzionale che prende atto di un problema. Guardate che è una cosa rivoluzionaria, cioè non dice soltanto cosa dovrà accadere, ma cosa non è oggi? E cosa non è oggi nel 47 e cosa non è oggi nel 2021, purtroppo? Perché il tema che la Kulishov, già in un bellissimo discorso a Milano nel 1896, mi pare, che intitolò Il monopolio dell'uomo, la compagna di Filippo Turati, cioè non proprio una donna che non aveva cultura, beh, il tema che lei trattò era il monopolio dell'uomo. E siamo a inizi Novecento. Quindi quando parliamo di assemblea costituente parliamo di qualcosa che è ancora in atto, secondo me, no? E che chiama la nostra partecipazione diretta a renderla atto. A me interessa molto, ma sei molto interessato, essendo dato che 66, la storia del boom economico. Mi interessa per ragioni familiari, naturalmente, perché ho visto i miei genitori felici in quel periodo e dunque quando sono diventato un po' più grande ho cominciato un po' a capire cosa avevano per essere felici, cioè cosa è successo che li ha resi felici e perché da un certo punto in poi invece mi sono sembrati meno felici. Così mi sono messo a studiare la storia del mondo, perché la storia del mondo è molto semplice da raccontare, non c'è bisogno di avere dei tomi voluminosi. Basta prendere uno strumento agronomico che quasi nessuno prende mai, e cioè basta prendere il grano, che poi è la prima pianta che abbiamo domesticato. La storia del mondo, il grano divide la storia del mondo in due grossi paesi, il paese di Pinocchio e il paese di Masterchef. Nella sostanza questa è la storia del mondo. Pinocchio è il grande racconto della fame, pensateci. Tutti i personaggi Pinocchio hanno fame, tutti i personaggi Pinocchio desiderano visitare un paese dove tutto è a disposizione di tutti, il paese dei balocchi. Ecco, questo paese adesso ce l'abbiamo ed è il paese di Masterchef, che è il paese dell'abbondanza,
le cucine di Masterchef sono piene di ogni ben di Dio, e in effetti appunto basta andare in un qualsiasi ristorante, in un supermercato, e quello è il paese che Pinocchio avrebbe voluto visitare. Il paese di Pinocchio è durato su per giù 10.000 anni, quello di Masterchef è arrivato appunto a partire dal boom economico dagli anni 60 in poi, e non in tutto il mondo. L'Europa aveva conquistato il mondo alla fine dell'Ottocento sulla pretesa di una superiorità morale che era data dallo sviluppo tecnologico, economico e tecnologico. Quella pretesa di superiorità morale si rompe, anzi si rovescia per certi aspetti, non solo l'Europa, anche il Giappone, cioè, però si rovescia, nella prima metà del Novecento. Quello che si diceva, il secolo in cui abbiamo sconfitto la mortalità infantile, ma abbiamo anche fatto le due guerre mondiali. L'Italia nasce come Repubblica e l'Europa rinasce da quelle ceneri, che sono ceneri economiche, umane e morali. E quello che festeggiamo oggi, la Repubblica e la Costituzione, poi che segue la proclamazione della Repubblica, è proprio una rinascita morale e democratica che riguarda l'Europa e che riguarda l'Italia, ma oggi lo guardiamo con il senno del poi, riguarda l'Europa tutta. Cioè l'Europa, la Seconda Guerra Mondiale, era appunto sprofondata nella massima barbarie del nazifascismo, liberata da fuori, con qualche contributo dei partigiani, ma fondamentalmente da fuori dal nazifascismo, e da allora si è rimessa in moto con un cammino di integrazione pacifica e democratica e di diritti umani, che poi è la storia che racconto qui nell'ultimo libro. Lui prima mi parlava ad esempio di come le normative europee sono arrivate di recente anche a rendere gli allevamenti intensivi, a regolarli, a cercare di far soffrire meno gli animali anche negli allevamenti intensivi. Su questo, sui diritti umani, altro non sono in fondo che proprio il cercare di dire: ma questo progresso tecnologico deve essere orientato al benessere degli esseri umani e anche poi degli animali e dell'ambiente. In questa visione dei diritti umani, in una cornice democratica, l'Europa oggi è all'avanguardia del mondo. Degli strumenti di intelligenza artificiale nella loro elaborazione dei
accordati di queste tutele che ci profilano, che ci diritto, che sappiamo e che pongono problemi anche democratici, come insegna la vicenda che è già analitica, non è solo un problema di privacy, se vogliamo un problema di destini anche, di come siamo indotti a votare, non solo come siamo indotti a comprare. Dicevo, il dato participo passato e naturalmente essendo un participo passato porta con sé le incrostazioni del passato. Se vogliamo parlare di parità di genere, ci sono piattaforme importanti, la stessa LinkedIn ha avuto delle censure al riguardo, giornale, diciamo, tipo alcune piattaforme diciamo, sulla, che sono state censurate perché offrono le offerte di lavoro più significative e più rilevanti soltanto ai cittadini di sesso maschile tra i 45 e i 60 anni. Questo è un problema perché fotografano ciò che è stato. Quello è il problema dell'intelligenza artificiale, che elabora ciò che è stato